Allora, intanto ben ritrovati amici, ben ritrovati a tutti nel nostro canale, nel canale di Pupazzi da Pescare, nel canale del maestro e del... Del maestro doppio. Ma guarda, maestro doppio, Roccolo, nonché mio Roccolo, apprendista. Roccolo sempre numero uno. Oggi vi facciamo vedere, ci facciamo perdonare oggi, Forse, Roccuccio. No, forse, ci facciamo perdonare perché faremo un video tutorial su tutto quello che c'è da sapere sui pettini surici. Perché dobbiamo ce lo chiedo. spiegare allora. Ce lo Spieghi chiedono. tu, spiego io, meglio No, che no, spiego no, io no, perché intanto con fai te vedere non come portiamo capisco. noi il gambero. Prendi il Come gambero. facciamo? A portare il gambero in barca, Noi non lo prendilo. possiamo dire, Come non questi glielo sono possiamo dire? segreti, Prendilo. segreti. Questi sono segreti professionali. Allora osservate come si mantiene bene congelato, si sta scongelando da po poco a poco a poco. E poi gli togliamo, quando lo congeliamo, solo la testa, il carapace rimane e il gambero è come se fosse quasi fresco. E questo è uno dei piccoli trucchi. Adesso noi che cosa facciamo? Lo sbucciamo Lo in barca. sbucciamo e lo tagliamo a Non che pezzettini. lo sbucciamo a casa No, e gli mettiamo il sale e lo non zucchero. esiste, perché quello diventa una specie di aperitivo digestivo, E no? quello ce lo prendiamo alle 8 poi Alle 8 e mezza, alle 9, quello che con vendi. qualche alcolico. Questo invece è quello che noi andiamo a sbucciare, lo tagliamo a È gambero pezzettini. bianco, giusto, Gambero Roccuccio? bianco, tagliato senza testa, vedete? Si è mantenuto Vi facciamo benissimo. vedere come lo sbucciamo e come lo tagliamo? Come vogliamo Vai. fare? Attrezzi Uno essenziali per solo la ne abbiamo, pesca. Andrea. Sì, uno solo ne abbiamo Una sola oggi. va bene. Prendi le pezze pure. Le Mi pezze. raccomando, usate sempre delle pezze per agguantare il pettine, perché è molto scivoloso e poi è mordace come animale, quindi Ok. Mi pare che così ancora ci siamo. noi usiamo queste pezze. Adesso la bagniamo. Certo. Adesso Roccucciolo vi fa vedere come si taglia il gambero, come noi lo sbucciamo, lo sgusciamo, come si dice? Gli togliamo, insomma, Sgusciare, sgusciare, gli termine italiano. togliamo E noi l'esoscheletro. parliamo ad una platea che, di persone anche colte, quindi dobbiamo usare termini Roccolo, ma colti. oggi con questa camicia rosa non mi piace, mi fai Perché sono il primo, schifo. te l'ho sempre spiegato. Ah, come nel giro d'Italia, sì. Ecco, Tu, numero uno. abbiamo sbucciato il gambero, vedete? Adesso lo Ora, tagliamo. se mi prendi cortesemente la forbice che è dietro di te, Perfetto, procediamo. Roccuccio, adesso che cosa fai? Stai usando un paio di forbici affilate. Certo, e taglio a pezzetti non troppo grossi, perché il pettine sudice non è che come un luro, per dire, un altro pesce, quindi bisogna fargli fare dei bocconcini e bisogna coprire l'amo. Bravo, è bravo Roccolo, bravo Rocco. Come vedete, cioè, lui fa le cose che fanno gli allievi, no? Certo, Pulisce, poi c'è sguscia il gambero. un maestro che non capisce un Poi cazzo. il chirurgo sono io, cioè quello che pesca. Lui è Oh, l'assistente, sì, ci aiutante. porto i forbici, ci porto bisturi. Quello lo fa il ferrista, Roccuccio. Ferrista? Sì. Va Avete bene. visto come Quindi, abbiamo tagliato il guarda, campero? ne facciamo un altro per completezza e dopodiché gli faremo vedere come si prendono i pettini sul, cioè come li Giusto. prendo io. Giusto, no, gli dobbiamo far vedere la palatura, come l'innesco, No, no, troppo grosso, il finale, il piombo. troppo e poi sono. Allora, nel mentre e nelle more che Rocco sbuccia l'altro gambero, mi raccomando, il fondale deve essere sabbioso, rigorosamente Sabbioso, perché sabbioso. ma una cosa alla volta, Loro, Andrea, troppe no, cose. tutto gli dobbiamo dire oggi, perché abbiamo superato i 200 iscritti, quindi Ah, e allora avevamo promesso la promessa è l'avremmo debito. fatto. La promessa è Roccolo debito. sta tagliando un altro gamberetto, come vedete. Lo tagliamo prima, così poi ce lo ritroviamo già Abbiamo le tagliato. munizioni pronte per uccidere. Rocco le chiama munizioni, come piccoli proiettili che usiamo per uccidere. Lui uccide. E quindi fondo sabbioso, dicevo, il fondale deve essere. Rocco, diglielo tu quanto. Noi peschiamo sui 8-9 metri, ma anche 13-15 metri, a seconda. Certe volte non li troviamo, certe volte li troviamo a profondità più elevate. Ma molto spesso se la fanno verso gli 8-9 metri, questa è in genere la profondità. La condizione fondamentale è la corrente, dovete muovervi. Se state fermi non va bene. Guarda già dove siamo arrivati, Rocco. Buono, Ti rendi ottimo, conto? ottimo. Significa Eh? che però stiamo andando Stiamo verso. Ma scarrocciando. stiamo andando verso il lato opposto, eh? Cosa sì? È già pronto, Andrea sta preparando una palatura per pettini surici, è una sua invenzione, io pesco in un altro modo, cioè sempre con palature piccole, fatte in un certo modo, con gli ami piccoli, però lui si Fai vuole, vedere quanto è piccolo l'amo. lui si Si vuole, vede? sì, si vede, ingrandito, sembrerebbe 0,20 il filo. lo 0,20 e il bracciolo, non il letto, perché c'è il letto e il bracciolo, tanto per essere chiari, il piombo da, faglielo vedere. Piombo da 70, 60. 70, 75, a seconda se c'è rema, corrente, diciamo, rema, diciamo in termini così. E quindi sta preparando anche questo.
Come vedete lo faccio sulla barca perché sono un fissato. Lo so, e lui prepara le Perché paratore l'amo, sulla se lo barca. metto nel sughero, poi si spunta. O si spunta o si spunta, diciamo così. No, invece che facciamo? Sulla barca andrei a preparare. Io ce l'ho già preparata per dire la verità. Adesso vediamo quello che succede con la prima pescata, il primo pesce che prendiamo, ve lo facciamo vedere in diretta. Ciao amici, ci vediamo più tardi. Allora, a questo punto Roccolo si appresta a fare l'innesco del gambero sull'ametto. Copre il gambero Bravissimo, interamente. copre l'amo voleva dire Sì, Roccolo, ma siccome è certo. asino, Vabbè, fai asino. vedere adesso quello che fai, Roccolo. Apro l'archetto della canna e la faccio andare giù fino a che tocca il fondo. Deve toccare il fondo, Roccucciolo. Certo, perché il pettine su ci sta nel fondo. Dopodiché chiudo l'archetto, gli do un colpetto tanto per e lo faccio sempre, come dire, navigare a profondità, a strisciare nel fondo, il fondo sabbioso, ricordatevi, fondo sabbioso. Poco fa mi hanno toccato, l'ho salito qualche metro, ecco, oh, bella toccata ora, bella toccata, peccato. Questo è un altro pesce che Ecco, a un poteva. certo punto Rocco, avete visto, gli ha dato un po' di lenza. Perché lo scarroccio solleva il piombo dal fondo. Invece deve toccare sempre il fondo. Noi cosa facciamo per fargli toccare il fondo? Apriamo l'archetto della canna, oppure se peschiamo con la lenza a mano, ma sempre col volantino, lasciamo un po' di lenza, così il piombo va subito a toccare il fondo. Ho l'impressione che abbiano Due, è un buon mangiato. segno, stanno In mangiando. questo caso tutti e due andati via. Uno Manca deve la andare. preda, però il segnale c'è. I pesci ci sono e mangiano. Allora, in questo momento sia Rocco che io abbiamo preso in contemporanea, quindi non potevo fare il video, però prima calata per quanto mi riguarda, The King of the Mouse, Fish Mouse. Anche Roccolo c'ha il suo pesce. Tranne quello tra le gambe che non ce No, l'ha più. quello è finito ormai, da tempo. Rocco, mi saluti a una mia alunna che si chiama Simona, mi ha chiesto se potevi salutarla. Ciao Michela. Simona! Ah sì, ma io non lo so chi sono. Comunque saluto Simona, Giacomo, Francesco, Non Michela. ti inventare nomi, solo Simona dovevi salutare. Simona. È un Ciao cretino, Simona. scusatelo, è un cretino. Questa è Andrea che sta per prendere, anzi per far salire sulla barca Stella l'ennesimo verdone per Tenasurici. Diciamo che oggi il mare non è proprio di quelli più favorevoli, infatti i fianchi, Ho almeno miei. visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, Ma amour, ma chi baci credo tu? che sia impazzito questo qua. Ma E questo è un altro. Aspetta Rocco, fai vedere. Quindi due. dove, certo, Due in una sola cala. ovvio, Non grossissimi, ma sempre pettini però surici. apprezzabili, apprezzabili, fanno numero. Bene. E questo penso sia il ventesimo, perdone. Ancora un altro. Questo è da Guinness. Veramente bello. Una verdesca, Andrea, una verdesca! L'ennesima, L'ennesima l'ennesima. verdesca, ricordiamo. Bravo Roccuccio, bravo Chiamiamo Roccuccio. verdesche per non dire che sono perdoni. Scusatemi, ma devo c'ho la canna pure io Ho che mi visto che la sembra. canna di Andrea si muoveva pure, ma quella di Andrea è troppo flebile, una canna. Vedere perché è di un colore diverso, è rosellina. Quindi dove. Ah, una topessa, una topessa, una topessa. Una topessa. Va bene amici, vi faccio vedere una triglia. Non stiamo pescando a triglie, ma c'è una triglia. Bella E piace a te. avvisa che mi stressa, ma domani è domenica, ci pensiamo lunedì. Verde, È una verdone, verdone. verdesca, un verdone. Amici, guardate, number one, non c'è niente per nord. Rocchicedo, numero uno, fai. Mare d'inverno. Stiamo spostando ancora perché le condizioni purtroppo sono cambiate, come spesso accade. Ci butta verso terra e quindi siamo costretti di tanto in tanto ad accendere il motore e a spostarci ancora verso il largo.
siccome c'è molta corrente, abbiamo difficoltà a pescare, per cui cerchiamo un fondale più basso e poi di tanto in tanto ci spostiamo. Questo è quanto bisogna fare quando, purtroppo, queste sono le variabili della pesca, di questa pesca. Fermi non bisogna stare, bisogna muoversi, noi ci stiamo muovendo tanto, infatti stiamo prendendo tanti pesci, sempre pettini, perché stiamo pescando a pettini. E adesso, ciao. Rocco, ma non starai esagerando oggi? Un pochettino, anche perché vi devo comunicare che, essendo il giorno di San Rocco, quindi dopo il 15 agosto c'è San Rocco, dovevo festeggiare alla grande. È stata un'occasione vederci con Andrea e onestamente stiamo, come dire, onorando il santo, onorando Rocco che è sulla barca, con il piacere di avere l'amico mio grandissimo Andrea Soffi. Mazzate. Stiamo rientrando, abbiamo finito per oggi, abbiamo dato, abbiamo anche raccolto parecchio, abbiamo restituito al mare, adesso stiamo rientrando. Vi ricordo, se soprattutto se questo video vi è stato utile, di iscrivervi al canale. Non costa nulla ed è il minimo che voi possiate fare per fare contento soprattutto quest'uomo qui. Cominciamo, andiamo un dopo usato. Dopo usato.